meritato da parte dell'Atalanta, però discusso da parte nostra perché specialmente in prima era un gol che dovevamo evitare. In questi casi si processa la difesa, però mi sembra che sia mancato il filtro a centrocampo e che l'attacco abbia fatto troppo poco. In fin dei conti, a parte quella palla persa dagli atalantini e il gol mancato da Raducioio inizialmente, non avete mai concluso. Beh, diciamo che la realtà è questa, che davanti non siamo stati molto pericolosi e ci abbiamo ancora da fare molto, ecco, anche perché dobbiamo cambiare tipo di mentalità. La difesa del Bari dunque resiste un tempo, poi a inizio ripresa la rete che decide la partita e cancella ogni alibi barese. Il lancio d'esterno destro di Evair è perfetto e la fuga gol di Caniggia stile mondiale. Dalla ripetizione si vede che il portiere Drago accenna l'uscita, ma poi si blocca, quasi incredulo nel constatare il mancato recupero dei suoi compagni di retroguardia. Non passano 7 minuti e ancora Caniggia approfitta del nervosismo avversario, conquistando un rigore per sgambetto di Brambati. Evair trasforma ed è 2-0. Tutti dicevano nuove regole. Quest'anno sicuramente siamo maturati un po' di più. Un'Atalanta concreta, quindi, con Stromberg in crescita e l'ex Perrone autore di spunti interessanti. Ma la rivelazione è l'ex perugino Fabrizio Catelli, centrocampista di 20 anni al debutto in A con temperamento e senso geometrico.